Allora, il primo istituto che non ho mantenuto lo stesso ordine, però ci togliamo prima quello della privacy perché immagino che sia quello più appunto fastidioso e che in questo periodo storico vi abbia disturbato di più. Però ecco, andiamo in ordine, cioè non andiamo in ordine, ma più o meno li vediamo qui 4-5 che ho individuato. Il primo è la privacy, inizio subito con una provocazione un po' becera, lasciatemi, permettetemelo, però vi fa riflettere. Cioè, la privacy è quella cosa che serve per tenere nascoste le informazioni che interessano a tutti, la trasparenza invece è quella cosa che serve per far sapere a tutti le informazioni che non interessano a nessuno, no? Visto che in questo viene da, vabbè, è già stata utilizzata in altri convegni, in altre occasioni, un po' più divulgative, però provate a riflettersi, perché a volte, allora, privacy e copyright sono esattamente i pretesti che vengono spesso utilizzati quando qualcuno non vi vuole dare qualcosa, no? Un'informazione, ma no, sai, non te lo posso dare perché c'è la privacy, e lì tutti abbassano la testa perché, sai, la privacy è sacrosanta, bisogna rispettare. Poi a volte vai a vedere e tutti questi dati personali in realtà non ci sono. Al contrario, visto che negli ultimi anni si parla molto di open data, della pubblica amministrazione, trasparenza pubblica, il cittadino deve avere la massima visibilità sull'attività della pubblica amministrazione, perché in questo modo più occhi controllano e più democrazia si crea e via dicendo, la corruzione viene sconfitta grazie al controllo del cittadino. Però se attraverso la trasparenza mi dai delle informazioni che in realtà fregano poco e nulla a nessuno, allora ci siamo un po' imbottigliati in un paradosso, no? Per cui quando ci sono informazioni interessanti, no, non te le posso dare perché c'è la privacy, quando invece ci sono informazioni che non fregano nessuno, sì, te le do, però a scopo di trasparenza e via dicendo. No. Classico esempio, in un'ottica di risparmio di spesa, nelle pubbliche amministrazioni cos'è la parte più interessante? Sapere chi si è preso gli stipendi più alti, no? Dirigente, la mega consulenza che non si è capito bene che cavolo hanno fatto, non si è mai stato fatto, quindi. Però a volte salta fuori la privacy, per cui però non possiamo mettere fuori proprio tutto, perché stiamo dicendo anche lo stipendio di una persona, e quindi a volte vai a toccare. In realtà la legge dice che sei obbligato nella pagina trasparenza a mettere fuori. Io stesso quando faccio una docenza in un'università e vengo pagato 150 euro per fare una docenza di 2 ore, in realtà andate a cercare in una pagina, c'è l'incarico, c'è tutto il mio curriculum. Vi assicuro che se andate su dei livelli molto alti, il dirigente mega galattico del ministero, difficilmente trovate proprio tutte le voci per cui è stato pagato. Quindi classico esempio, per cui se all'imprenditore ha preso 150 euro dall'Università di Trento, riuscite a scoprirlo, ma dove sono andati 50.000 euro di una consulenza, dovete sbattervi e ricostruire le informazioni, ok? Quindi adesso l'ho messa giù in modo molto, molto becero, e perdonatemi, però è un po' per farvi capire il terreno. In questi ultimi anni che si parla molto di questo tema della trasparenza, dell'open data, ma anche perché ci sono state delle direttive europee molto chiare in quella direzione, c'è una direttiva europea che si chiama Public Sector Information, cioè una direttiva interamente dedicata a promuovere il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, no? I dati della pubblica amministrazione. E poi, non so, se parte un po' di dibattito, abbiamo anche un caso molto interessante che è quello dei dati geografici, no? I dati geografici che sono quelli che sono sì della pubblica amministrazione, ma possono essere anche rilevati da chiunque con un semplice GPS. Quelli sono molto interessanti perché si può creare anche non solo un'informazione al cittadino, ma generare anche un indotto a livello di imprese locali che lavorano sui dati pubblici, che creano, che ne so, l'applicazione che dice se l'autobus sta arrivando più o meno in ritardo e via dicendo. Certo, se però la pubblica amministrazione non mi fornisce i dati delle fermate dell'autobus e quanti autobus ci sono in circolazione in questo momento, la piccola impresa locale non riuscirà mai a fare questa attività. Grazie a quest'ultima, diciamo, frontiera, per cui c'è un'indicazione chiara dell'Unione Europea e anche del legislatore italiano, per cui i dati pubblici devono essere il più possibile messi a disposizione e resi riutilizzabili, allora si è innescato un po' questo dibattito e anche questo mercato, se così possiamo chiamarlo. Lato vostro, non so quanto strettamente vi interessi, voi siete archivio, cioè lato archivio, non so appunto se siete più dalla parte di coloro che sono interessati a prendere dati alla pubblica amministrazione o dalla parte delle pubbliche amministrazioni che non vogliono mettere a disposizione alcuni dati. Però adesso magari lo vediamo nei singoli esempi. Quindi questa è una provocazione sul tema della privacy e della trasparenza, però andiamo un pochettino sulle norme. Abbiate pazienza, ogni tanto ci sono norme, una lezione di diritto, prendetevele così. Però cerchiamo di renderle un po' meno noiose commentandole insieme. Allora,
Innanzitutto noi diamo per scontato di sapere che cosa siano dati personali, cioè i due concetti principali quando si parla di privacy sono dato personale e trattamento, e le definizioni le troviamo, prima le trovavamo all'interno della nostra legge, famosa legge decreto legislativo del 2003, 196 del 2003, che era la nostra vecchia il nostro vecchio codice privacy, adesso soppiantato dal nuovo GDPR, che è diciamo una sorta di codice della privacy però europeo, cioè uguale per tutti gli stati europei, cosa che non è da poco, un'innovazione non da poco anche per noi legali, perché quando fai consulenza a un soggetto che ha un sito web che poi si rivolge ad un'utenza che non è strettamente italiana, sai che puoi impostare le tue le privacy policy del sito e del servizio secondo dei criteri che almeno vengono rispettati da 28 paesi / 27, ok? Quindi quello è un bel passo avanti. Fino a 2-3 mesi fa, quando un mio cliente veniva e mi chiedeva una consulenza sulla privacy online, si poneva sempre il problema di quale fosse la legge strettamente applicabile, perché non è detto che un soggetto italiano faccia un sito rivolto ad un'utenza italiana e basato unicamente in Italia. Comunque, questa è la definizione che abbiamo adesso dal 25 di maggio come unica e come unico riferimento. Quindi, dato personale è, e quando vi dicevo prima quanto è ampia la definizione di dato personale, qua già lo vediamo, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. È identificabile che la rende molto ampia, perché vuol dire che non basta che ci sia nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ma che anche leggendo il documento io possa comunque ricondurre le informazioni ad una persona fisica, quindi identificabile anche dopo. Puoi dare una precisazione di cosa si intenda per identificabile? Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, e questo che la rende veramente ampissima come definizione, con particolare riferimento a un identificativo come nome, un numero di identificazione, cioè con un numero di matricola ad esempio, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, quindi un indirizzo IP anche ad esempio, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Quindi, okay, questo è dato personale. E io vi chiedo, quindi, fate una riflessione di quali nei documenti d'archivio che voi gestite, quanti abbiano dentro, anche indirettamente, questa roba qua, tantissimi, ok? Trattamento, perché dobbiamo guardare anche trattamento, per capire se voi come archivio siete trattatori, siete titolari di un trattamento. Per trattamento di dato personale si intende qualsiasi operazione o sistema di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, questo fa un lungo elenco di attività che si possono fare con i dati, le quali ne basta anche una sola per integrare il trattamento, quindi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione del pubblico, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione. Cioè, anche se voi siete incaricati, no? Una società informatica viene incaricata di distruggere una banca dati, è comunque un trattamento di dato personale, perché comunque glieli dovete dare per distruggerli. Ok, quindi tutta sta roba qua integra il concetto di trattamento di dato personale. E anche lì quindi vi invito a soprattutto mettere focus sul concetto di conservazione, che mi sembra sia quello che a voi come archivio interessa di più. Però vedete anche la consultazione, no? L'uso, la trasmissione. Tutte le volte che un archivio poi viene digitalizzato e messo online, apriti cielo, perché vai a toccare, si apre una serie di altri, si vanno a toccare una serie di altre informazioni, di altre attività rispetto a quelle che abbiamo visto elencate, per cui il trattamento comincia a diventare veramente tosto e ampio. Va bene, quindi queste sono le due definizioni che ci accompagnano nella parte legata alla privacy. Però, magicamente, adesso che vi devo far vedere una norma che dice come va trattata la privacy nel mondo degli archivi, guarda caso non la vado a prendere dalla legge sulla privacy, ma la vado a prendere dal codice dei beni culturali, nella parte dedicata alla consultabilità dei documenti, articolo da 122 a 127, cioè tutta una parte che vi invito a leggere. Cioè, ovvio, non possiamo commentare tutte le norme oggi, se avessimo avuto 4-5 ore di lezione forse potevamo farlo, ma diventava una lezione noiosissima. Vi faccio vedere solamente l'articolo 122 che ci dà
diciamo, i principi generali e che a voi interessano di più. Il comma 1 ci dice che, parliamo di archivi di Stato o archivi storici degli enti pubblici, poi in realtà c'è un'altra norma che dice che si applicano gli stessi principi anche agli archivi privati, che hanno una serie di caratteristiche per cui più o meno molti archivi ci rientrano. Però parliamo di consultabilità dei documenti, il fatto che i documenti possano essere resi consultabili, ad esempio, dal pubblico. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, sono liberamente consultabili. Quindi il principio generale è che siano liberamente consultabili, se no che cosa servono gli archivi? Non facciamoli nemmeno se non possono essere consultati. Però si iniziano a segnalare delle eccezioni, che sono queste due principali. A, l'eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125 che ci dà la definizione, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data. Quindi, se ci sono questioni dedicate di politica estera interna, lo Stato tagga, classifica come, no? In inglese si dice classified, un documento che è riservato, infatti, guarda caso, lo classifica come riservato. Allora lì, se vedete questo bollino, questa tag, questa etichetta come riservato, dovete calcolare la data della creazione del documento e aspettare 50 anni per renderlo consultabile, che è diverso. B, ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili, nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i quali diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Sostanzialmente qua fa una cosa che questa norma che diciamo non è aderente con i criteri utilizzati dal codice sulla privacy. Cioè, nella legge sulla privacy abbiamo sempre avuto due categorie: dati personali semplici e dati personali sensibili. Qua divide i dati personali sensibili distingue i dati personali sensibili da quelli super sensibili, possiamo chiamarli. In realtà nella legge sulla privacy non c'è questa distinzione, cioè sono tutti sensibili i dati che sono relativi alla vita sessuale, allo stato di salute, alle opinioni politiche, alle opinioni religiose, al credo religioso. Quindi è un'unica categoria nel diritto sulla privacy. Qua il legislatore, in un'altra norma, ha creato questa seconda forma per cui i dati che sono relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, ai rapporti riservati di tipo familiare sono considerati super sensibili, cioè hanno un termine ancora più alto che di 70 anni. Ok? Quindi lì lascio a voi sapere, se nel vostro archivio, però la frase rapporti riservati di tipo familiare anche lì è interpretabile in moltissimi modi, in modo molto ampio. Io lo vedo da giurista. Ne parlavo ieri per un progetto relativo alla pubblicazione di sentenze, no? di dati giurisprudenziali, di informazioni giuridiche. A volte in una sentenza di diritto commerciale, per cui c'è un'azienda che litiga con un'altra e viene assorbita, quindi un SRL che viene acquisita da un SPA, vuol dire ma che cacchio di privacy ci sarà? Sono due società. Poi leggi la sentenza e in realtà nella sentenza ci sono due pagine in cui vengono ricostruite come la SRL è stata costituita dall'eredità di un familiare che poi si sono divisi in due soci e quindi si capisce tutto la dinamica familiare, no? Ok, questo si è separato da Tizio, da Caio, si è sposato con quello, ha avuto un figlio illegittimo che è diventato socio successivamente, no? Queste cose nelle sentenze sulle società ci sono, quindi all'interno di una sentenza che apparentemente sembrerebbe priva di problemi di privacy abbiamo in realtà due pagine che dal punto di vista della privacy sono invece molto molto delicate. Ok, e lì idem, poi parla di dati sensibili anche relativi ai provvedimenti di natura penale, anche lì siamo su un altro piano ancora. Ok, quindi ricordatevi, queste sono un po' le due eccezioni, quindi il carattere riservato indicato dallo Stato per cui ci sono questioni di politica interna o esterna o estera, e lì dobbiamo contare i 50 anni, oppure nel caso di dati sensibili, dati personali, dobbiamo guardare i 40 anni o i 70 anni a seconda del tipo di dato. Okay. Continua l'articolo 122 con altri due commi che poi l'ho tagliato perché è molto lunga come norma e a un certo punto non ci interessa più. Allora, anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso dei documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva
il documento prima del versamento del deposito o ancora operante, ovvero quella che adesso è subentrata nell'esercizio dell'attività competente. Ovvero, perché dice sull'accesso ai documenti amministrativi? Perché a volte il singolo cittadino che dimostra di avere un interesse ad acquisire un documento fa il cosiddetto accesso agli atti. Allora, in quel caso, le regole che abbiamo detto prima non valgono più. Perché? Perché lo state dando ad un unico soggetto il quale dimostra di avere un interesse a visionare quel documento. Classico esempio, un concorso pubblico da cui siete stati esclusi dalla graduatoria, volete sapere anche gli altri che titoli avevano per essere passati davanti. Questo è legittimo, però voi dovete essere uno di quelli della graduatoria. Non è che arriva Tizio, il giornalista, e dice: ah, io voglio fare... Deve dimostrare di avere, a volte anche il giornalista, ma deve dimostrare che ci sia un interesse pubblico a conoscere quella notizia, perché magari c'è un'inchiesta, allora è diverso. In quel caso, se no, è il cittadino interessato che fa il cosiddetto accesso agli atti. Ammetto che questa è materia per me un po' lontana, perché è tipico da diritto amministrativo, io vengo dalla proprietà intellettuale, quindi mondi abbastanza lontani. Allora, il comma 3 ci parla, dice che alla disposizione del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata. Ah, ecco, eccola dov'è, quindi ce l'abbiamo qua la norma che dicevo prima. Anche i documenti, gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. Ok? Quindi questa norma ha una portata abbastanza ampia. Quindi vedete, abbiamo parlato sostanzialmente... Il codice dei beni culturali è una norma di carattere più che altro appunto di diritto amministrativo, però vedete che nella prima parte della norma abbiamo parlato quasi più di segreto, che è tipico appunto più da proprietà intellettuale, e di privacy, che appunto attiene alla normativa sul trattamento dei dati personali. E in questa parte abbiamo parlato invece più squisitamente di diritto amministrativo, nel senso appunto un pochettino più aderente a quello che sarebbe la vocazione del codice dei beni culturali. Vado oltre, interrompo la registrazione così abbiamo il video separato.